È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua, ne ha la facoltà. Grazie Presidente. Oggi ci troviamo a discutere della conversione di un decreto che chiarisce senza dubbi che il governo Meloni ha un grosso problema. Beh, di problemi in realtà ne ha molti, ad esempio l'incapacità seriale di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. L'ultimo tradimento in ordine temporale, giusto per ricordarlo ai cittadini che ci ascoltano, è quello a danno dei lavoratori e delle imprese che sul superbonus 110% sono stati traditi. Da Giorgia Meloni, che aveva promesso lo sblocco dei crediti incagliati e il rilancio della misura, e che invece la stessa Meloni e Giorgetti, col favore delle tenebre al risultato delle regionali acquisito, si sono precipitati ad affossare col decreto sul blocco della cessione dei crediti, salvo le necessarie retromarce già allo studio del governo. Ma oggi voglio evidenziare a voi colleghi in aula e ai cittadini che ci ascoltano il grosso problema che questo governo ha con l'uso corretto delle parole e del loro significato. A cosa mi riferisco, Presidente? Al nome attribuito a questo decreto, decreto trasparenza. Trasparenza? Cosa c'è di trasparente nel tentativo maldestro di questo governo di mascherare le proprie responsabilità sul rialzo del prezzo del carburante per non aver rinnovato lo sconto sulle accise, scaricando le colpe sulla categoria dei distributori additandoli come speculatori? Questo è il decreto a maschera, altro che decreto trasparenza. E ancora, trasparenza? Cosa c'è di trasparente nell'obbligo dell'indicazione del prezzo medio regionale che rischia di confondere i cittadini invece che facilitargli il confronto sui prezzi? Come la stessa autorità garante della concorrenza e del mercato ha avuto modo di chiarire nell'audizione presso la decima commissione alla Camera dei Deputati lo scorso 27 gennaio, cito testualmente: non vi è necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori, a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi. In pratica, diciamolo ai cittadini che ci ascoltano, l'indicazione dei prezzi medi regionali può essere una spinta ad uniformarsi tutti ad un prezzo, limitando campagne di sconto per attrarre i clienti, con buona pace della concorrenza di mercato a favore degli utenti finali. L'altra parola con cui Giorgia Meloni ha avuto seri problemi è quella usata nel programma di Fratelli d'Italia. Ma il governo, scusate. Presidente, scusi, il governo? Ah, eccolo, grazie, non la vedevo. Non c'era, adesso l'abbiamo. Vado avanti. L'altra parola con cui Giorgia Meloni ha avuto seri problemi è quella usata nel programma di Fratelli d'Italia, proprio a proposito delle accise sui carburanti. A cosa mi riferisco, Presidente, colleghi, cittadini in ascolto? Alla parola sterilizzazione. Sterilizzazione delle accise. Scritto nero su bianco sul programma presentato alle scorse politiche da Fratelli d'Italia, quando già la crisi energetica era drammaticamente in corso. E lo ricordo a me stessa e agli italiani che sterilizzazione delle accise significa azzerarle, toglierle, eliminarle. E invece Giorgia Meloni cosa fa? Sterilizza, toglie ed elimina gli sconti sulle accise. Come vede, Presidente? Per questo governo l'uso corretto delle parole è davvero un problema. Ma il vero problema, diciamolo ai cittadini, è che l'errato utilizzo delle parole genera ripercussioni su tutto il tessuto produttivo e delle famiglie italiane. Perché ricordiamolo, l'eliminazione degli sconti sulle accise ricade, sapete su chi? Proprio su famiglie, lavoratori, pensionati, imprese. Perché a cascata l'aumento del costo dei carburanti colpisce gli autotrasportatori, che a loro volta ribaltano il rincaro sulle merci che trasportano. E alla fine il conto lo pagano gli italiani. Lo pagano gli italiani non solo quando vanno a fare il pieno dell'auto, ma lo pagano al supermercato quando si trovano a comprare il latte che passa da 1 euro a quasi 2 euro. Eppure, Presidente, al governo abbiamo suggerito come fare per non gravare sulle tasche degli italiani, continuando con lo sconto sulle accise, utilizzando le risorse che potevano essere reperite dalla tassazione degli extraprofitti, con un gettito dai 9 a 12 miliardi a favore delle famiglie italiane.
E allora, e concludo, Presidente, mettendo in fila tutto quanto prodotto da questo governo da 5 mesi al timone dell'Italia, se leggessimo il diario di bordo di questa nave, sa cosa troveremo scritto alla voce miglioramenti da quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni? Assolutamente niente. Grazie, Presidente. Grazie, senatrice.